questa nuova edizione del TG Self Casting News insieme alla bellissima Maria Grazia. Iniziamo subito con un video fotografico inviatomi dal gruppo Uccelli Fishing Team in occasione dell'evento conclusosi di recente, ovvero il primo trofeo Le Castella, svoltosi nelle spiagge dell'isola di Capo Rizzuto. Guardiamolo insieme. Grazie al gruppo Uccelli Fishing Team per il materiale fornito, alla nostra redazione e complimenti per l'evento, sperando che ne seguiranno ancora nei mesi a venire. In basso il link al loro sito www.uccellifishingteam.it. Ne abbiamo di materiale? Vero, Maria, grazie. Dalla Calabria passiamo adesso alla capitale, dove il mio amico Massimiliano Bivi, dal gruppo Quelli della Pesca Roma, mi ha inviato il video di un evento dedicato ad un grande pescatore, che non è più tra noi, il suo papà Antonio.
cui appunto prende il nome l'evento, il primo Memorial B di Antonio, ottenendo un notevole successo. Guardiamo alcuni momenti. Io penso che non è da nascondere, lo sanno tutti come ragioniamo e mi fa piacere che state tutti qua stasera, soprattutto con l'acqua di stamattina, nonostante l'acqua e il brutto tempo ci siamo tutti, nessuno rinunciamo. Faccelo vedere, faccelo toccare. Buoni. No, coppa del mondo dei... Sì, ah, sei bello. Grazie a tutti. Via. Buoni, dentro, lontano. Occhio. Potete vederlo sul canale YouTube alla voce Quelli della Pesca Roma. Il prossimo video lo manda un bravissimo pescatore di Palermo, Francesco Lanza, esperto pescatore di rock fishing. In questo video lo vediamo alle prese con un rata big, o quasi. We'll be right back.
mancava questa. Non è stupendo. Grazie Francesco per il video e complimenti per la cattura di questa bellissima regina. Se volete vedere altri video, vi invito a visitare il suo canale YouTube all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Il prossimo video che andremo a vedere adesso ce lo manda un gruppo di amici pescatori che hanno aperto un nuovo canale YouTube all'indirizzo www.youtube.com/surfitalyfishing. Il video in questione riguarda una bellissima cattura di un pesce serra nelle spiagge della Puglia. Guardiamolo un'anteprima. Sulla Power 170 stasera proveremo a innescare un trancio di cefalo in cerca di o una spigola o di un serra. Proveremo una media lunga distanza, anche perché queste spiagge sono molto famose per, sia per le spigole e sia per i pesci serra. Mentre nelle ore notturne proveremo una Beach Legerick 90 grammi, monteremo il vettino più pesante proprio in ricerca nel sottocosta per le mormore. Proprio queste spiagge di Chiatona, di questa zona litorale, sono famose, come già detto, sia per le spighe che per i serra e nei periodi di riproduzione di mormore. Ne troviamo di varie grandezze, partiamo già dai 20 cm ad arrivare anche al mezzo chilo, anche ai 600 grammi. Per la pesca delle mormore stasera monteremo un trave dello 0,30 con finali di 0,22 e anche lami da 12, in ricerca proprio delle mormore. Piombo che useremo un 80 grammi, anche perché come già detto useremo una distanza molto breve. E come ho già detto anche proprio per la forma della spiaggia come è composta, le mormore si prendono a poca distanza. Complimenti agli amici di Surf Italy Fishing per questo video. Ricordo che questi ed altri video potete vederli sul loro canale YouTube all'indirizzo www.youtube.com/surfitalyfishing. Ho il piacere di annunciare il ritorno di un bravissimo ed esperto pescatore milazzese del gruppo Pescare Milazzo, Danilo Triolo, tra l'altro ospite dei nostri studi, dove in due video differenti ci farà vedere due catture di tutto rispetto. Guardiamole insieme!
Ragazzi, tanta attesa. Ci siamo riusciti, una bellissima rata catturata sul bip. Guardate l'amo. A te pesco, questo lo dedico a te, Sasame. Va bene? Bella Danilo. Ringraziamo ancora Danilo Trigolo del team Pescare Milazzo per questi video molto belli che ci ha inviato. Ricordo che potete vedere questi e altri video sul canale YouTube del gruppo Pescare Milazzo all'indirizzo www.youtube.com/pescaremilazzo. Inoltre vorrei ricordarvi che sul loro canale potete trovare video anche di pesca swimming e di pesca in apnea. Siamo arrivati ai saluti finali. Prima di salutarci vorrei ricordarvi gli eventi che ci saranno nel mese di settembre. Il primo evento sarà terzo trofeo Surfcasting Lifestyle sabato 6 settembre a Marina di Carrara. Il secondo evento sarà il quarto Memorial Bartolo Furfaro sempre sabato 6 settembre a Nicotera Marina. Il terzo evento invece sarà il quarto Meeting Day Pescare Milazzo domenica 28 settembre a Milazzo. Infine, sempre nel mese di settembre, nei primissimi giorni, quelli del gruppo Surfcasting Puglia, tramite Luca Pennelli, lanceranno una nuova rivista online, del tutto gratuita, dal titolo Surfcasting in Puglia, la rivista online, dove troveremo interviste, video, immagini e soprattutto consigli per rendere più redditizie le nostre battute di pesca. Per restare sempre aggiornati sugli eventi dei prossimi mesi, vi invito a dare uno sguardo sul mio blog, dove ne comunico immediatamente la data di uscita, all'indirizzo internet uno squalo in blog, alla voce eventi.
Ricordo inoltre, come sempre, che se volete vedere i vostri video su Surfcasting TG News, potete mandarli alle mail che vedete in sovraimpressione, c.trofi@gmail.com. Infine, perché me l'avete chiesto alcuni di voi, ricordo che non si paga nulla, se volete mandare i vostri video li mandate tranquillamente, datemi il tempo di montarli e li vedrete pubblicati su TG The Surfcasting News in modo del tutto gratuito. E con questo ho finito. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG The Surfcasting News. Un saluto a tutti dalla vostra Maria Grazia e da Trofi 75. Ciao!